Affida alla nostra debolezza l'annunzio della sua parola, ma la nostra debolezza è vinta dalla sua forza. È la parola stessa che ha questa forza di superare ogni ostacolo. Supera anche le nostre paure, i nostri timori, i nostri tentativi di non farci riconoscere troppo come suoi discepoli. E allora chiediamo al Signore, sostienici con la forza del tuo spirito, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede. Quante volte l'ho detto poc'anzi, di fronte a una mentalità corrente che mette tutto in discussione, che tenta di cambiare anche la forza della parola di Dio, noi cosa facciamo? Nella migliore delle ipotesi facciamo silenzio, ma non gridiamo la forza della verità che ci appartiene. Signore, che non ci vergogniamo della nostra fede, ma che confessiamo con tutta franchezza. E la parola franchezza nel linguaggio originale greco, paresia, significa coraggio, il coraggio dei martiri. E i martiri ci sono ancora da 2000 anni. Il cristianesimo si fa strada attraverso le persecuzioni. Laddove pensavano di distruggerlo, il sangue dei martiri moltiplica i cristiani. Lo diceva il grande Tertulliano. Il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. È grazie ai martiri, grazie a coloro che imitano il Cristo fino al dono supremo della vita per testimoniare la fedeltà alla sua parola, grazie a loro che la fede continua ad essere la rugiada che bagna le secchezze della nostra storia e a volte le aridità anche della nostra vita. Che Signore allora ci renda consapevoli che abbiamo un Padre. Non abbiate paura, non abbiate paura, non abbiate paura. Io sono con voi.